Siamo all'interno del Banco Opera Carità a Bitonto, un banco che ha fatto davvero un lavoro eccezionale e sta continuando a farlo in questo momento di emergenza. Direttore, come avete gestito quello che è accaduto e i tanti bisogni delle famiglie bitontine, ma non solo? Noi come Banco delle Opere di Carità ci occupiamo quotidianamente dei bisogni e delle emergenze alimentari, ma chiaramente non era pensabile fino a pochi mesi fa che il nostro impegno si sarebbe trasformato in una misura così grande e importante. Quindi in realtà non eravamo pronti a questa emergenza, ma grazie alla generosità di tante aziende, di tanti volontari alle mie spalle, vedete che con grandissima disponibilità si sono dedicati a comporre gli aiuti, a scaricare le donazioni, quindi si sono inventati una figura nuova, che è la figura del volontario nell'emergenza alimentare, e grazie a loro siamo riusciti a sostenere l'impatto, che è stato un impatto fortissimo rispetto a nuove richieste, nuovi bisogni proprio derivati dall'emergenza. Più o meno quante persone hanno fatto richiesta di pacche alimentari, quindi quanta gente avete servito? Noi come Banco delle Opere di Carità, in particolar modo di Bari, ci occupiamo della Puglia centrale, e sulla Puglia centrale serviamo normalmente circa 25.000 persone. Dai dati che abbiamo, che ci sono stati comunicati, in questo periodo le esigenze sono raddoppiate. Chiaramente la misura dell'aiuto alimentare è stata una misura che è andata di pari passo con quella del voucher che è stato erogato dai comuni. Quindi però nonostante questo abbiamo raddoppiato le richieste di aiuto alimentare. Alle tue spalle davvero c'è una catena di montaggio di ragazzi che senza sosta stanno lavorando in questo periodo davvero critico. Cosa li spinge a farlo ogni giorno e a venire qui a dare il loro contributo? Molti di loro sono già impegnati nelle attività di volontariato sociale, quindi in realtà è stata una naturale prosecuzione di quello che già fanno quotidianamente. In molti casi invece abbiamo anche persone nuove che, spinte dal fatto che in questi mesi non stavano lavorando, hanno deciso di impegnarsi e di dedicare il loro tempo alternativo all'attività lavorativa, quindi hanno scoperto un mondo che fino a pochi mesi fa non conoscevano. È il momento della solidarietà, è il momento di essere vicini ai nostri cittadini e al paese. Ecco perché lo facciamo, perché ci crediamo, perché crediamo nel nostro paese, perché crediamo nell'aiuto reciproco, chiaramente, e quindi nella solidarietà. È accaduto qualcosa di particolare in questo periodo? Non so, un evento che vi ha segnati particolarmente? Allora, ci sono tanti eventi che ci hanno segnato. Da un lato le richieste di aiuto, in alcuni casi abbiamo accolto anche e ascoltato delle richieste di veramente emergenza. E l'emergenza è arrivata soprattutto non da quelle famiglie che sono abituate a relazionarsi con i servizi sociali, con i servizi territoriali, ma soprattutto da quelle famiglie che hanno resistito fino all'ultimo, perché abituate a non chiedere mai, hanno centellinato le loro risorse e solo alla fine sono arrivate in situazioni veramente di gravità e di disperazione. Quindi da un lato la tristezza, da un lato invece, per esempio, un'esperienza molto positiva: alcune famiglie che erano unite dal fatto che i propri figli andassero in classe insieme hanno deciso di adottare delle famiglie, quindi settimanalmente provvedono a fare la spesa del fresco, perché poi attraverso gli aiuti che consegniamo con i pacchi arriva essenzialmente un prodotto secco, che sia pasta, che sia polpa, e comunque una famiglia ha anche bisogno di mangiare del fresco, e queste famiglie si sono fatte carico e settimanalmente hanno fornito e stanno fornendo ad alcune persone del cibo fresco. Hanno già finito l'attività di assistenza con la prima famiglia, ora ne stanno seguendo una nuova, e questa è una buona pratica che vogliamo esportare, perché porta a dividere gli interventi degli aiuti fra più persone e non concentrarli su pochi. Ci sono stati grandi gesti di generosità anche da parte di diversi imprenditori, immagino. Il mondo delle imprese sicuramente ha risposto bene, di roba ne è arrivata veramente tanta, per esempio
esempio in questa città che è Bitonto, il mondo dell'olivicoltura ha risposto con grande generosità, però anche le altre aziende che producono pasta, polpa di pomodoro, quasi tutti i prodotti sono presenti e devo dire che nessuno si è tirato indietro. Quindi il mondo delle imprese, però anche tanti cittadini. Per esempio noi abbiamo in questa città anche l'esperienza della spesa sospesa e in genere i carrelli si riempiono ogni 2-3 giorni. L'altro giorno un esercente ci ha chiamato perché un privato cittadino che nemmeno conosciamo e andrebbe ringraziato da parte di tutti aveva riempito ben 2 carrelli spendendo circa 250 euro di spesa e li aveva lasciati senza lasciare nome, senza lasciare nulla, perché molti donano e non vogliono neanche far sapere il gesto di generosità che compiono, e questo è molto bello per noi. Finita la fase 1, comincia una fase 2 appunto. Voi vi state preparando a questo nuovo momento e in che modo? Noi speriamo prima di tutto che con la fase 2 riprendano alcune attività lavorative, e sono le attività professionali di quelle persone appunto che non sono state mai abituate a chiedere, quelli che lavoravano nelle aziende edili, quelli che lavoravano nelle aziende meccaniche, quindi tutta quella serie di persone che non si sono ancora affacciate e che in questo momento forse sono la maggior preoccupazione che abbiamo, perché la prima ondata l'abbiamo sostenuta. Temiamo una seconda ondata che probabilmente potrebbe essere anche cospicua se non riparte questa cosiddetta fase 2 con tutti i rischi annessi e connessi che comporta. Quindi diciamo, speriamo che qualora riparta tutto quanto comunque si evitino contagi, si evitino insomma pericoli legati, perché potrebbe insomma ritornare tutto quanto. Non sappiamo se riusciremo a reggere un'ondata più ampia. Abbiamo visto anche un angolo dedicato ai bambini, l'attenzione particolare è andata anche e soprattutto a loro. Sì, assolutamente, abbiamo fatto una richiesta qualche giorno fa e dobbiamo dire che la risposta è stata veramente importante e grande, e quindi molti genitori si sono attivati per venire qui vestiti da bambino, anche prodotti alimentari. Ci sono stati diversi enti che hanno fatto delle grosse donazioni lasciando e aprendo dei buoni presso sanitarie, quindi diciamo che almeno e soprattutto sul discorso bambino le risposte sono sempre immediate, la gente non si tira mai indietro se ci sono dei bambini da aiutare. Voi intanto siete sempre a disposizione di tutti. Assolutamente, anche se comunque con regole, quindi diciamo cerchiamo di non utilizzare la cecità. Cioè non bisogna usare gli aiuti senza guardare a chi li si dà, perché ci sono anche soggetti che magari nel momento ne approfittano, e quindi cerchiamo sempre di fare insieme alle istituzioni locali delle valutazioni su tutti i percorsi che fanno gli aiuti, onde evitare che il sistema possa anche degenerare. In alcuni casi, quando è capitato, siamo subito intervenuti, abbiamo appurato alcuni casi sospetti, e però rispetto a questi, che sono una percentuale molto ridotta, vi possiamo dire che ce ne sono tantissimi altri che sicuramente non vengono alla luce, che invece sono positivi e che veramente ci incoraggiano ad andare avanti. Abbiamo avuto anche dei messaggi di ringraziamento, e sono quelli che magari motivano anche tutti i volontari che vedete alle mie spalle e che da giorni indefessamente continuano a lavorare.